Buongiorno a tutti e grazie a SAP per tenere Piaggio in così alta considerazione per aprire addirittura il forum. Ci sono molte cose che mi piacerebbe condividere con voi riguardo alla mobilità, perché è questo di cui vorrei parlare. Non vorrei parlare tanto di Piaggio, ma quanto della mobilità, e dalla mobilità si può, secondo me, facilmente capire come e perché le due aziende stanno collaborando insieme. Piaggio è un cliente di SAP da tanto tempo, in maniera più gestionale, ma adesso stiamo portando la collaborazione a un livello totalmente diverso ed è estremamente legato proprio al concetto di semplificazione. La bici mi affascina molto perché è una tecnologia del XVIII secolo, anche prima, che sta rivoluzionando la mobilità del XXI. L'attaccamento delle nuove generazioni alle biciclette è qualcosa di straordinario e noi abbiamo cercato di dare la nostra interpretazione. La faccio vedere perché in realtà è uno dei veicoli prototipali della nostra nuova ricerca con SAP. Questa bicicletta, al di là di essere una bici elettrica, è una bici che è dotata di una connettività interna, quindi ha un modulo GPS, GSM internamente, e quindi è il primo veicolo di Piaggio puramente IoT. E da lì incominceremo a fare delle ricerche, una ricerca sull'utilizzo, sull'evoluzione della comunicazione tra il veicolo e le persone in ambito urbano, con un veicolo che esprime un concetto di sostenibilità e di nuova mobilità anche in una configurazione di un veicolo, insomma, che esiste da secoli, estremamente importante. È il primo veicolo che facciamo che è stata sviluppata dal primo giorno assieme a un'app, cioè nasce il veicolo e l'app che si usa con lo smartphone, che comunica chiaramente perché la bici ha anche un modulo Bluetooth, low energy, eccetera, eccetera, che gli permette di comunicare con il veicolo. E il fatto che il veicolo sia stato costruito dal primo giorno con un'app che gestisce il motore, gestisce in maniera piuttosto sofisticata, la trovo un elemento di cambiamento, evidenza di cambiamento molto importante. E chiaramente tutto questo sono dati, tutto questo sono informazioni dell'utente, come usa la bici. Nella pagina dell'app di destra si vede come ci sia un rapporto tra il contributo umano nella pedalata e quanto assiste il motore, quanto posso variarlo rispetto a vari parametri che posso mettere. Altra cosa che sono coinvolto, abbiamo lanciato anche lo scooter sharing assieme a Enjoy. Anche questo è un passo che è molto bello, perché mi sembra di tornare a quando qualche anno fa lavoravo di più in versioni prototipale, no? Più da startup. Siamo riusciti a lanciare, a modificare il veicolo, che in realtà è stato modificato in maniera abbastanza significativa, e metterlo sul disponibile a Milano, adesso inizierà a Roma, a Torino e quant'altro, in 5 mesi. Noi dobbiamo puntare alla differenziazione, soprattutto perché siamo in qualche modo gli occidentali che si muovono in Asia, perché siamo l'unica azienda poi non asiatica a proporre scooter in Asia. E quindi, insomma, divertiamoci in qualunque modo, non è importante, il divertimento è molto significativo. E, insomma, cercate di capire come del big data può dare grosse emozioni. Grazie. Grazie.